Padre Pio è diventato santo perché ha abbracciato la croce e ne ha fatto strumento di salvezza per sé e per i fratelli. E quanto ha detto Monsignor Michele Castoro, arcivescovo di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo e presidente di Casa Sollievo della Sofferenza, Fratelli e nell'omelia sorelle, della celebrazione di inizio della novena il 14 settembre del 2016, a padre nel Francesco giorno in cui la Borelli, Chiesa celebra l'esaltazione della croce, ai santi Monsignor Giovanni Castoro si è soffermato sul e a quanti significato più seguono la profondo della fede sofferenza e del e a dolore. quanti Tutti noi abbiamo seguono una la croce fede personale che rappresenta la nostra storia di nell'ospitalità dolore e ogni dell'esaltazione della croce ha il croce. suo significato La solo se, come benedizione quella di Gesù, dell'omelia è portata con intitolata amore. alla festa di San Pio da Pietrelcina. Una felice coincidenza. Ci prepariamo alla festa di San Pio riflettendo anzitutto sul mistero della croce. Sembra quasi che il Signore voglia farci capire quale sia stato l'elemento caratterizzante la vita di Padre Pio, la croce. Padre Pio è diventato santo perché ha abbracciato la croce e ne ha fatto strumento di salvezza per sé e per i fratelli. Lo sappiamo bene, il mistero principale della fede cristiana che tiene insieme tutte le altre verità è la Pasqua del Signore, un evento formato da due elementi, la croce e la risurrezione. Due aspetti che vanno insieme, perché il risorto in qualche modo mantiene le piaghe del crocifisso e la croce irradia tutta la luce del risorto. Parafrasando il detto di un grande filosofo, potremmo ancora dire che la croce senza la risurrezione è cieca. E la risurrezione senza la croce è vuota. Carissimi, la liturgia della parola che accompagna questa celebrazione ci aiuta a capire il valore della croce. Gesù Cristo, ci ricorda San Paolo, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma diventò simile agli uomini. Per questo lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni altro nome. L'uso poi di collocare il crocifisso nelle chiese, nelle case, nei luoghi di lavoro, come simbolo della fede cristiana, richiama la figura biblica del serpente di bronzo che Mosè innalzò nel deserto. Secondo il libro dei Numeri, come abbiamo poc'anzi ascoltato, quando gli ebrei venivano morsicati dai serpenti, lo guardavano ed erano guariti. L'Evangelista Giovanni, nel racconto della Passione, riporta il profondo simbolismo di questo avvenimento dell'Esodo e la profezia di Zaccaria quando scrive: "Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto." Per la verità, in molte parti del mondo e della nostra stessa nazione sembra che non si voglia più quel simbolo, la croce, che ha consacrato ogni angolo della terra e ogni manifestazione sociale. La profezia dell'Evangelista però rimane sempre valida e noi guardiamo ancora quella croce come alla fonte della nostra salvezza, alla radice della nostra identità, alla vittoria della vita sulla morte. Il simbolo della croce rimane presente soprattutto nella testimonianza di tanti cristiani vittime delle cruente persecuzioni moderne. Proprio questa mattina il Papa, nella celebrazione della Messa a Santa Marta, ha voluto ricordare padre Jacques Hamel, quel sacerdote barbaramente ucciso questa estate da due giovani terroristi mentre celebrava la messa.
Intervistato da un giornalista in quei giorni, il vescovo di Rouen ha così risposto: «Noi non abbiamo altre armi per difenderci, se non quelle della fraternità e dell'amore, i valori rappresentati dal crocifisso. Sì, solo l'amore, la misericordia, la riconciliazione possono rendere più umana la terra». Miei cari, è davvero un grande mistero quello che contempliamo nella croce. È il mistero dell'amore di Dio per noi. Oggi nella liturgia cantiamo: «O croce, unica speranza, sorgente di vita immortale, accresci ai fedeli la grazia, ottieni alle genti la pace». E come non far risuonare le parole dell'Apostolo che dice: «Di null'altro mai ci glorieremo se non della croce di Gesù Cristo». La storia dell'uomo e la storia di Dio si intrecciano nella croce. Una storia essenzialmente di amore. I padri della Chiesa rilevano che l'albero del paradiso è quello del peccato, mentre l'albero della croce porta salvezza. Perciò nel prefazio reciteremo tra breve: «Nell'albero della croce tu hai stabilito la salvezza dell'uomo, perché donde sorgeva la morte, di là risorgesse la vita. E chi dall'albero traeva vittoria, dall'albero venisse sconfitto». Tutti noi, senza eccezioni, abbiamo una croce personale. Ciascuno ha la sua. Rappresenta la nostra storia di dolore. E ogni croce ha il suo significato solo se, come quella di Gesù, è portata con amore. Oggi vogliamo pregare per tutti coloro che portano la croce e la sentono più pesante delle loro possibilità: i malati, gli anziani, i terremotati, coloro che fuggono dalle guerre, quanti hanno avuto tragedie in famiglia. Le prove, le croci, le sofferenze di tutti i giorni, se offerte, ci santificheranno e tramite esse il Signore salverà molte anime. Questo significa celebrare la festa della esaltazione della croce. San Francesco, al termine della sua vita, poteva chiedere al Signore: «Rapisca, ti prego, Signore, l'ardente e dolce forza del tuo amore, la mente mia da tutte le cose, perché io muoia per amor tuo, come tu moristi per amor dell'amor mio». Padre Pio un giorno disse: «So benissimo che la croce è il pegno dell'amore, la croce è caparra di perdono, eppure sento sul cuore pesare enormemente la croce e vado in cerca del pietoso Cireneo che lo sollevi e lo conforti». Poi sentì una voce che gli diceva: «Quante volte mi avresti abbandonato, figlio mio, se non ti avessi crocifisso? Sotto la croce si impara ad amare». Allora Padre Pio esclamò: «Quanto è dolce il nome croce! Coloro che incontrano la croce di Cristo si rivestono di luce, si infiammano d'amore». Sì, è vero, il Calvario è il luogo dove si muove, ma anche il luogo dove si risorge. È stato così per Cristo, sia così anche per tutti noi. Amen.